Ale, no, figura di questa stanza, è un'azienda, si chiama Giusto Domando, spieghiamo il diritto di internet a professionisti e aziende che lavorano su internet, oltre ad avere tutta la parte di sviluppo. Abbiamo queste due anime che coincidono nelle stesse persone e vanno avanti. Come al solito, trovarle tutte a Milano è impossibile, quindi siamo tutti in giro per il territorio. Nel parlarvi di privacy, qui io già immaginavo delle facce tristissime, diciamo adesso mi annoierà, comincerà a ripetere le solite cose. Ecco, evitiamo, non vorrei fare il solito trattato di privacy che non serve a niente. Se siete costretti a studiarlo, lo studierete. Nell'avvicinarmi alla presentazione di oggi, che sarà più un laboratorio, quindi vi coinvolgo tutti fisicamente, attivamente, mi obbligherò a trovare la soluzione ai vari problemi insieme a me. Ho voluto creare una base per le informazioni che potevano servire, quindi mi sono creato un bot con tutta la tecnologia installata tutto sul mio server. Quindi il template che vedete è sviluppato da Russo. È uno dei pochi che ha una soluzione che permette proprio la gestione dell'invio e di grafica, è anche Nello funzionale. sfondo russo. Lui Russo è preso da un altro, sì. No, questo è preso da Pixabay, addirittura per la semplicissima. E però è vero, sembra Peppino. Invece tutta la parte della logica è nata attorno a un'unica idea fissa. Sono certo che qualunque percorso io mi possa intuire o immaginare o pensare o prevedere, lo cambierò migliaia di volte, perché voglio vedere il flusso delle domande, come arrivano alla fine per stargli dietro e cambiarlo. Quindi tempo fa vi dissi, questa cosa mi dava tanto l'idea di una mappa mentale che uno poteva cambiare continuamente. Allora, l'idea è stata di usare io uso per la parte dell'interfaccia grafica, usare qualsiasi editor di mappe mentali per inserire i contenuti e utilizzare il mio software a quel punto solo per estrarre i dati alla mappa mentale e mostrarli. Il risultato è un sistema di navigazione che viene generato in automatico, un percorso che viene generato in automatico. Io dico ok, gli argomenti saranno privacy, e-commerce, consigli, video, definizioni, boh, qualsiasi altra cosa. Insomma, uno deve solo cliccare, non gli do troppa scelta, lo voglio guidare, ammesso che questo funzioni. Usa i pulsanti, Sì. non il... Io lo voglio guidare, testo, foto, video, qualsiasi cosa. Poi lui può anche scrivere video a mano e finire nella stessa posizione, può scrivere privacy, può scrivere qualcosa di più. In questo momento non c'è riconoscimento del linguaggio naturale, ma ci sono anche motivi di tempo per cui non è stato fatto. E nel fare questo, però, vi dico, la cosa entusiasmante è stato proprio entrare in questa idea di flusso di conversazione, che è quella che rende di più. Mi sono sentito come quando ho acceso la prima volta un Commodore 64, 38 anni fa, e mi è cambiato tutto. Cioè, ormai come programmazione abbiamo una pagina web con certe informazioni. Qui è un flusso, è tutto in un percorso ed è stupendo immaginarsi come le persone potranno chiedere le informazioni e andare a vedere tutte queste reportistiche delle domande che vengono fatte, gli argomenti più richiesti, e lavorarci sopra. Quindi vi suggerisco questo approccio che si utilizza in Fluxo, che ne parlavi un po' di tempo fa e me l'ho segnato. Eh sì, perché è ottimo. Oppure altre soluzioni, comunque la partenza. Io dico sempre che l'importante è trovarsi in un contesto, poi la soluzione tecnica si troverà e l'approfondiremo. Ma questo è importantissimo anche sotto il profilo poi del diritto. E questo perché? Allora, se andate su legalbot.it, se per caso... Allora, control più, vero? Sì, anche. Ok.
Sì, l'ho scritto abbastanza grande. Allora, queste sono le parti pallose che vi ho segnato qua perché sono le cose da controllare in materia di privacy quando vi trovate a gestire dei dati. Quello da cui partiamo oggi è questo. Io vorrei, siccome quanti hanno sentito la presentazione quel chatbot del mondo del turismo? Se non sbaglio era un hotel in Sì, Messico. sì. Nessuno? Uno? Due? Ok. Mi può interessare di più un'analisi di un percorso legato ai viaggi, dove c'è sia una parte di assistenza che di e-commerce, o qualcosa più specifico come la raccolta di dati per una newsletter? Una profilazione. Chi vorrebbe che si parli di sondaggi, per esempio? Alzate la mano. Chi di viaggi? Ok. No, ma non vi porto in giro. Newsletter? Ok. Qualcuno vuole qualcos'altro? Vabbè, viaggi. Ok, piaciuta l'idea del viaggio. Allora, partiamo da un chatbot che dà informazioni di viaggio. Perché? Perché si vuole acquistare una prenotazione a un certo albergo. Allora, è una situazione per certi versi molto simile a quella che abbiamo visto adesso. Arrivi sul bot perché vuoi andare in quell'albergo, vuoi prenotare una certa data, sapere che servizi ci sono, sapere se hai delle variabili, giorni prima liberi, giorni dopo liberi. Se vuoi andare, lei. Se lei va su un bot del genere, cos'è la prima cosa che scrive su questo bot per notare una camera? Così, la prima. Ok. Chiede informazioni sull'offerta. Quindi la prima, ok. Questo se non c'è una domanda iniziale, oppure dipende tutto dalla campagna che è stata fatta. Allora, partiamo che questa prima richiesta di informazioni è il secondo passaggio. Il primo passaggio è essere su qualche cosa. Se siamo sul sito e abbiamo un software di bot, ma questo che è tutto interno, potrei avere anche nessuna informazione, non fare nessuna raccolta di dati, non devo dare nessuna informativa di privacy. È una persona che sta arrivando lì, non so niente di lei, non le chiedo ancora niente. È lei che chiede qualcosa a me. E questo è un primo passaggio. Se sono su Facebook ho accesso ad altri dati, perché posso sapere chi è e chi non è. Tu Paolo più di una volta hai detto, ma se sono su Facebook come funziona il problema della privacy? Perché Facebook si prende dei dati nel momento in cui il mio bot su Facebook raccoglie la prima comunicazione. Secondo voi Facebook è totalmente estraneo al rapporto tra me e l'utente finale? Secondo me, per Non è strano, nel senso che tutte le informazioni passano per Facebook, se un bot passa su Facebook, quindi siamo già in conosci. Facebook, abbiamo già dato dei consensi Sì, a ma Facebook. A Facebook. Facebook può conoscere tutta la conversazione, ogni singola lettera. Esatto. Cioè, Facebook ha già raccolto tutto il consenso necessario per fregarsi tutto. Come approccio mi sembra interessante. Perché per certe conversazioni magari non vuoi far sapere a Facebook tutto, anche se c'è questo grosso vantaggio del fatto che su Facebook ci si va abituati anche a conversare. Quindi, c'è questa resa maggiore rispetto a una pagina che ormai tutti sanno che è statica, poi basta che te ne vai dall'altra parte, è finita. No, vuoi vedere come va a finire? Ti arriva la domanda, tu sei costretto a rispondere. Perché entri su Facebook, la prima cosa che c'è è cosa stai pensando? Ma saranno fatti miei. No, cosa stai pensando? Cosa stai, non ci manca di dire cosa stai facendo e quant'altro. Alla prima risposta, noi abbiamo un problema. Perché a quel punto riceviamo dei dati noi, ma noi non abbiamo un consenso nostro. Al massimo abbiamo delle clausole all'interno degli contratti delle policy di Facebook, per cui sostanzialmente chi viene su Facebook
autorizza Facebook a utilizzare tutti i dati tramite il suo Open Graph e quindi tutti quei dati possono arrivare anche ai programmatori finali. Quindi diciamo che in un certo senso, queste sono le policy che anche Twitter le hanno un po' tutte queste strutture, perché se forniscono delle API per accedere alle basi di dati all'interno, allora loro si raccolgono anche il consenso da parte degli utenti perché tutti i loro dati possano essere distribuiti a terzi tramite il mondo tecnologico e legale di Facebook. Però resta un problema, ok, sono su Facebook, mi sono arrivati dei dati da uno che mi scrive tramite Facebook, io come documento che ho ricevuto un consenso all'autorizzazione, all'uso e al trattamento di questi dati. Manca questo passaggio. Diretto vorrei dire, perché indirettamente si potrebbe sostenere. Se tu sei finito su questo bot e Facebook consente di utilizzare i bot da terzi che poi danno servizi finali, quindi l'utente finale autorizza tutti, sì, però in caso di contestazione io non c'ho niente in mano. Allora, quello che è un po' difficile di questi meccanismi è cominciare, la prima cosa è mettere ognuno al suo posto. Quindi Facebook offre tutta la infrastruttura, l'utente finale ha un rapporto diretto con Facebook e dà tutti i consensi a Facebook, il quale indirettamente autorizza noi a gestire tutta questa operazione, ma non sappiamo se un giudice italiano, il garante italiano, naturalmente gli basta una cosa del genere, o vuole avere un consenso specifico per quello che faremo noi. E qui mi sento di dire, anche se non c'è nessuno studio, nessuna giurisprudenza in materia, che siccome anche la normativa entrerà in vigore a maggio 2018 sulla privacy, impone di essere sempre più specifici e chiari, identificare qual è il trattamento che si deve fare, e qui quindi stiamo toccando un po' questi aspetti, allora è bene raccogliere il consenso. Quanti di voi in albergo sono stati in albergo quest'anno? Alzate la mano, via. Quanti di voi hanno firmato qualcosa che non fosse solamente, che so, all'inizio uno arriva e dice ok, mi va bene il preventivo, non so, vi hanno fatto firmare qualcosa all'inizio o anche alla fine, o durante? Non avete mai firmato nulla a parte la carta di credito? Sì, normalmente mi sono firmato. Ok, che cosa? Effettivamente, penso, alle volte credo che sia un atto di presenza, l'ho sempre interpretato come il fatto che c'era, insomma, un documento in cui io effettivamente ero stato, come dire, ero lì, entravo e prendevo i miei dati, senso, io sono no, cioè, ero stato Mario Rossi, nato lì. È il consenso di dati. Poi c'è anche un consenso. Quello rimane sempre lì. E non serve a niente, perché quando c'è l'esecuzione di un contratto, il consenso è nel contratto stesso, quindi non c'è bisogno di chiedere consenso. Ma loro lo chiedono. Qualcuno ha letto quella formuletta del consenso com'è? Allora, sono state formulate tante di quelle informative, le clausole, anche separate da quella principale, perché se io chiedo il consenso per dormire in albergo, quello è. Ma se poi voglio fare tutte delle operazioni successive di profilazione o di mailing o di quant'altro, per ogni trattamento diverso devo avere un consenso separato e libero. Il garante intende che non sia già supposto, non deve essere presupposto, deve essere espresso proprio ex novo, liberamente. Quindi deve esserci una casellina separata e da spuntare. Dove mettiamo le caselline nel chatbot? All'inizio. Oppure? Quando c'è. Quando vuoi salvare dei dati. Oppure quando vuoi salvare dei dati. Sì. Prima che te li quando danno. Oppure quando te li danno. Dice, se me li dai, potrebbe essere non una casellina a dire, ma se qui metti l'email la uso per la profilazione, per esempio. Potrebbe essere una domanda, non un checkbox. Ma se. Alla fine quando vai nei siti normali, così stai sempre dando dei senti del. Sui siti link. Abbiamo una grossa vantaggio, basta mettere info privacy e il link si apre da un'altra parte, uno si può vedere. Okay. Ma in un chatbot non abbiamo lo spazio.
Sì, in un chatbot deve essere raccontato, è come quando interagiscono due persone, immagino anche lì belle... che ti dicono, senti, lo posso usare per... È la stessa cosa, può essere un messaggio. Quanto è lungo questo messaggio per come richiesto dal garante? Può essere un file da scaricare? No? Cioè, sì, si potrebbe, è un'idea, perché no? È un'idea. Potrebbe essere applicare le stesse regole di call center, ad esempio. Però call center te le senti a voce, sì, giusto? Sì. Giusto? Ci mette una vita a dirtelo. Ci mette una vita a dirlo, quindi lì potrebbe essere un qualcosa. Io nella una presentazione l'ho fatto qualche mese fa, avevo proposto di metterle tutte subito come prima informativa in alto, perché tanto poi cominciano a scorrere subito tutte le informazioni. E se ci pensate, è quello che fanno le televisioni nelle televendite, perché non è che è sotto fisso, magari messo all'inizio, messo alla fine, basta che lo mettono da qualche parte, sono televendite, la normativa non dice più e basta. Perfetto. Ecco, qui nella regola della conversazione ci può essere, per esempio, dammi la privacy policy, voglio scaricare la privacy policy, per esempio, si potrebbe supportare una cosa del genere e dirla all'inizio e poi magari avere una conferma nel momento in cui si salva. Cioè, quello che sto dicendo io è, come vedete, potrei dirvi che si deve fare in questo modo, ma in realtà, siccome nessuno ci sta pensando e nessuno sta facendo queste cose, sono già venuti fuori tre metodi diversi che possono coesistere. Quello che però nessuno ancora ha detto in giro è, signori, cautelatevi perché dovete avere un qualche consenso espresso. Si è parlato di identificazione. Facebook identifica. Facebook è talmente convinto di identificare bene le persone che in America ha detto, signori, ma scusate, se uno si presenta in comune, nel comune a chiedere un'informazione tramite l'account Facebook, riconoscetelo come se stesse dando la propria carta d'identità. In America gliel'hanno negata, ha detto tu non sei pubblico ufficiale, non puoi garantire che quella persona sia quello che dichiara di essere su Facebook. E allora abbiamo questi meccanismi che stanno venendo fuori in questo periodo meravigliosi, tanto sono tutti attaccati al telefonino, prodotti del genere interessano alla massa, quindi telefonino e Facebook sono tutti lì, non c'è bisogno quasi di mettersi sul sito. E allora il telefonino c'ha la fotocamera, ecco, ti apre il conto corrente, ti apri la carta di credito con la foto tua, la foto alla carta d'identità e la fronte retro, basta. Poi aspetti qualche tempo che quelli controllano i dati e hai la carta di credito. Questa identificazione è un punto dolente, perché pensate che la nuova normativa dice che tutti i servizi dei social non possono essere utilizzati al di sotto per chi ha meno di 16 anni. Significa sapere che chi sta usando quella piattaforma ha o meno 16 anni, ha più o meno di 16 anni. Significa sapere tutto di tutti prima ancora che si presentino. C'è qualcosa che non funziona nella direttiva. Perché io non so... un account email sotto i 18 anni, quindi è difficile anche poter accedere a qualunque social. Ora, la risposta del garante è stata vi faremo sapere. Che è assurdo, cioè visto questa legge l'hanno pensata per almeno 5-6 anni, adesso dicono vi faremo sapere cos'è un'identificazione accettabile. E sarà un'identificazione accettabile ai fini della privacy, ma non necessariamente ai fini delle banche. Per le banche bisogna aspettare il regolatore che dice mi va bene la fotografia di faccia e fronte retro della carta d'identità. E allora all'interno di un chatbot potremmo mettere anche degli elementi del genere. Ora, non so se Flox, per esempio, lo permette di acquisire delle immagini in tempo reale, però se usa HTML5 alla fine si riesce. Perché ormai i nuovi smartphone permettono tramite HTML5 acquisire l'immagine. Quindi la domanda da farsi è solamente, bene, io devo essere attento a alcuni aspetti, quindi ve li ho detti in breve, in sintesi, parlando ad esempio dell'albergo che vi chiede delle firme, perché il garante ha sanzionato delle catene alberghiere
che chiedevano l'email per la newsletter, ho detto no, ma tu dovevi dire che era per tutti gli alberghi e quindi doveva essere un'informativa più completa, e quindi gli hanno bloccato tutta la raccolta dei dati e hanno dovuto ricominciare tutta da capo. Cioè c'è stato un formalismo incredibile nella raccolta di questi dati e dei consensi, tale che anche chi aveva fatto una montagna di studi per poi gestirli alla fine si è trovato dei problemi. Un suggerimento, che però è avveniristico ancora, meno che anche lì non si riesca ad andare avanti facilmente, è l'utilizzo delle blockchain, perché a quel punto lì potrei avere veramente un meccanismo di identificazione non centralizzato. Esatto, non centralizzato, diffuso, non alterabile, e con un problema però iniziale, perché se io poi faccio il selfie a una fotografia di un attore, non a me, è lui che apre il conto corrente e lo apro io. Quindi questi sono i dubbi che ancora mi mancano. Va valutato caso per caso, naturalmente, però siate un po' fanatici sul discorso di dire raccolgo il consenso in un modo conversazionale. Quindi non pensiamo abituati, ok, adesso tu mi dai tutti i dati, compili tutto il modulo, clicchi l'ok e spunti la cosa. Non è detto che sia da spuntare, può essere dire se compili questo campo lo useremo così, se compili quest'altro campo lo useremo in quest'altro modo, però di tutte queste operazioni tenerne traccia in qualcosa che viene chiamato da maggio 2018 il registro dell'attività legata alla privacy. È un registro che non so se qua c'è scritto da qualche parte, che va tenuto per qualsiasi cosa si faccia legata alla privacy. Arriva una persona che dice adesso mi togli e tu devi registrare che lo togli. Oggi ho fatto il backup, registri che ho fatto il backup. Oggi ho testato il backup, lo scrivi. Entriamo in una fase di... loro dicono che così saremo tutti più sicuri, e finisco. Però effettivamente diventerà quasi una follia la gestione di qualsiasi dato. Dico non solo la tenuta, ma anche tenere quindi questo registro che mi indica che io giorno per giorno sto lavorando bene. Una persona, un mio dipendente va via, registro che va via, registro che ho cambiato la sua password basta, che lui non può fare più nulla e avrò dato la password o quelle funzioni a un altro. Quindi questi sono gli aspetti fondamentali della privacy. Un terzo, che cito qui velocissimamente, è legato al mondo dell'e-commerce, perché sostanzialmente nell'e-commerce bisogna indicare sempre chi vende cosa, come lo vende, quando lo vende, perché lo vende e a quanto lo vende. Sono informazioni banali, però nella legge queste cose vengono scritte con parolone lunghe, approfondite, eccetera, 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 ma alla fine i criteri sono questi. E la privacy pretende pure lei di sapere chi sei, cosa fai, come utilizzi i dati, e via di seguito. Quindi, nel momento in cui ci si muove per sviluppare un bot oggi, l'idea è di partire, certo, sapendo che la privacy è pallosissima, non c'è santo, però comunque anche ai fini e-commerce certe informazioni dovrò darle. Allora, quella che è la struttura del servizio, la si pensa all'inizio, la si decide chiaramente, e gli elementi essenziali, questo è una cosa che richiede anche l'antitrust italiano, che sta dando pesantissime sanzioni a chi non lo fa, gli elementi essenziali dell'offerta online devono essere indicati. Io acquisto un biglietto aereo, ho anche la possibilità di acquistare una garanzia, un'assicurazione sul viaggio. Se in quel checkbox voglio essere assicurato, non scrivo il massimale, la franchigia, o altri aspetti essenziali, sono multe da centinaia di migliaia di euro, e queste vengono già date oggi, l'anno scorso anche, quindi ormai da un anno e mezzo vengono date. Quindi entrare proprio in un discorso del tenere traccia di tutto. Di più, ricordare il principio è semplice: chi, cosa, dove, come, quando, perché, insomma, sono sempre quelle le domande, però metterle. Il dubbio è dove metterle. Un'idea bellissima è stata diamogli una possibilità di scaricarsele. La normativa e-commerce, per esempio, impone che di ogni accordo, di ogni contratto,
diciamo, ogni accordo venga inviata via email le intere condizioni generali, non solo un link. Il link non è sufficiente. Però scaricare il file è già completo. Oppure nel momento in cui viene chiesta l'email, inviare automaticamente le condizioni generali. Quindi ci sono delle soluzioni innovative che si possono seguire. Io vi posso solamente dire che appunto ci sto pensando anch'io, ci sto lavorando, e bene o male queste sono venute fuori. Non c'è niente di scritto, però i principi da seguire sono questi, semplici, e mi zittisco perché sennò già non li uso così. Grazie. Domanda. C'è una speranza di, non dico omogeneità, ma di poter riutilizzare qualcosa in ambito europeo? Cioè, le altre normative privacy, cioè, dicembre immagino tutte da una medesima. 25 maggio 2018 viene applicato il regolamento europeo che è in vigore dal 2016. È in vigore ma non si applica, perché queste sono le trovate che hanno avuto loro. È in vigore, non entrava in vigore fra due anni, ma è già in vigore. Non è già in vigore, però non si fa niente. No, dal 2018 si fa. Comunque sta di fatto che c'è una legge approvata e già recepita, e nel 2018 tutti l'applicheranno. È una normativa europea nuova che butta via tutto quello che è stato scritto e si riparte da zero. Sono 99 articoli chiarissimi, con 99 criteri fantastici, e perlomeno mediamente ognuno ha 3 eccezioni. Parlando di idee, concetti estremamente astratti, che nel concreto, per regolamento, possono essere poi applicati dalle singole nazioni in modo diverso. In più c'è il problema della giurisdizione. Quindi la giurisdizione, se è un italiano che fornisce i dati, comunque si applica la giurisdizione italiana. Però se l'azienda è dalla Francia e in quel momento l'italiano era in Francia, si applica la Francia. E quindi ci sono i meccanismi complessi per regolare quale delle due si devono applicare. E tutto sommato loro vorrebbero anche uniformare un'interpretazione uguale. Tanto che alla fine ha detto, sì è vero, sostituisce tutto il passato, ma tutto quello che abbiamo fatto sono cose valide, quindi continuiamo a farle. Questa è la situazione di Buttarelli, presidente italiano europeo della privacy, quindi non è che lo sto dicendo io, sono loro che stanno recuperando tutto. C'è una figura che va tenuta presente, il DPO, Data Privacy Officer, che è un qualcuno che viene a busta paga dell'azienda, però è autonomo, per dire all'azienda stai sbagliando tutto e tu non devi fare queste cose. Talmente autonomo che non può essere inserito all'interno dell'azienda e sapere tutto quello che fa l'azienda, perché lui deve arrivare lì e chiedere informazioni. Un DPO olandese, l'azienda che aveva un DPO olandese che sapeva materialmente come funzionava tutta la baradam, ha preso una sanzione infinita perché non era indipendente il DPO. Ora, per banalizzare l'argomento, il DPO sarà un poliziotto del garante all'interno dell'azienda, busta paga dell'azienda, che dovrebbe segnalare al garante quando ci sono delle falle di sicurezza e avere rapporti con i clienti finali, gli utenti finali che hanno dei problemi di dati. E dice, quindi siamo in una situazione veramente delicata. Se a busta paga dell'azienda, può essere un busta paga anche di altre aziende, immagino. E invece sì. Uno può essere dipendente di più aziende. Non chiedermi perché. Ci ho provato a resistirlo 3 volte, l'intervista al garante su YouSlow Web Radio a giugno-luglio di quest'anno. È stato intervistato, ha proprio detto sta cosa. 2-3 giorni fa su Radio Radicale c'è il bollettino del garante della privacy, anche lì un MP3, un audio, dove sentirete cosa dovrebbe essere il DPO. Cioè, io ho provato a capirlo ma non ce l'ho fatta, scusate. Un po' come un collegio sindacale che è sindaco di più aziende, insomma. Sì, può essere. Sì, 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 che poi ci sono busta paga sia non è obbligatorio, il concetto è a spese dell'azienda, non è quello del mio volume. Però risponde direttamente al garante. Sì, sì. Però risponde direttamente al garante. Il collegio sindacale risponde al tribunale. Beh, in teoria. Sì, un po' ci sto vedendo un parallelo. È tipo. Corretto. Sì, riguardo al registro delle attività di trattamento, chi è che si fa
responsabile di assicurare che il registro dell'attività non sia stato toccato o alterato, perché se i sistemi sono interni ci sono grandi blockchain che fanno questo, ma se la chat è su Facebook, è passata da blockchain, è passata da mille altre cose, io salvo il non mio esistono storico. Software che in questo momento fanno un registro che poi non sia alterabile. Dovresti crittografarlo ogni istante che viene aggiornato. Ma siccome lo faccio io, potrei crittografarlo. Allora c'è una dimensione minima di 250 dipendenti. Al di sotto non sei obbligato a tenere questo registro, ma se lo tieni comunque noi ti crediamo di più se ci dici qualcosa quando succedono dei problemi. Questo è il succo del discorso. E comunque per certi trattamenti molto importanti, che potrebbero essere anche quelli finanziari, c'è una paranoia, ma dovremmo capire quali sono, perché poi la legge è assolutamente generica, dice che comunque questo minimo di 250 non conta, devi avere lo stesso registro. Sì, ma da chi, nel caso ci sia un contenzioso, chi è il fine della catena a cui si può risalire? Cioè dovrei andare fino a Facebook per avere la sicurezza? No, tutto mia. Quello che dipende da te, chiaro. Quindi sono io. Però devi, cioè rientra nella logica del regolamento che tu, nel momento che crei il servizio, ti preoccupi sin dall'inizio, al momento in cui arriva il cliente nel primo momento, di raccogliere il consenso o dare l'informativa a seconda delle situazioni. Io che sono il proprio o il cliente che mi approccio per fare? No, no, tu che offri il servizio tramite Flox e Facebook, tu devi organizzarti subito, ti fai un webbook che ti manda subito, ok, ha dato il consenso. Perché, per esempio, banalmente come sui cookie, se scrolli questa pagina dà il consenso ai cookie. Ok, se resti su questo bot e chiedi qualcosa, dà il consenso all'utilizzo del bot. Webbook comunica, tizio sta lavorando. Io devo chiedere, ma c'è un'aspettativa di privacy se non chiede tipo il nome? Perché c'è una? Un'aspettativa di privacy, cioè quando non so, un bot che non è, non ha, non vuole fare una raccolta dati di una persona specifica, tipo nel loro caso, ma più generale, tipo conversazionale, quindi anche in quel caso lì deve dire. Ma nel mio caso, nel mio bot, non c'è nessuna informativa, perché non raccolgo nessun dato. Anche se ho i log di quello che scrivono. Quindi anche voi, se avete voglia di chiedere qualche cosa, ma come funziona? Prevedete, a me arriva. Però arrivano le domande. Arrivano le risposte. Le risposte. Le risposte le mando io. Domande. Sì, no, ma se tipo, perché quello che ha lei, che ha dimostrato, era tipo conversazionale, cioè espositivo, sta esponendo, è un'interfaccia che sta chiedendo informazioni, lui gliele manda indietro. Ma se tipo fa il bot, fa delle domande, in qualche modo è arrivato quel bot, non so, un bot che è migliorare la comunicazione con una pagina Facebook, proprio come un fandom o roba o qualcosa del genere, e non importa che si quale, in realtà lì c'è il nome, ma comunque che non chiede il nome, non importa il nome, non se lo salva il nome. In quel caso gli deve informare che sta prendendo dei dati, magari vuoi usare quei se dati. Se sta prendendo altri dati come l'indirizzo IP. Sì. Ma prendere i dati vuol dire tenere il log o tipo prendere i dati usabili? Tenere in archivio è già sufficiente, se li utilizzi un secondo momento subito sono un problema tuo, ma tenerli in archivio. Quindi se io ho andato creare un archivio nelle varie definizioni della legge esiste proprio la definizione di archivio, lega bot.it scrive di archivio, di là quella di legge. Ed è al centro, cioè il dato personale così messo su un foglio di carta, no, messo in un database, in un archivio, sì, che diventa dato personale da trattare. Una domanda forse un po' trasciana, ma se nel processo il bot non lo bot in questo caso, scatta il trigger per cui io entro nella parte in cui entro in privacy, no? E l'utente si rifiuta di insomma non dà il suo consenso. Mm-hmm. Questo blocca il processo? Caso commerciale piuttosto o lo skip, a seconda di quello del contesto in cui ci troviamo. Esatto. Se sto comprando qualcosa non devo raccogliere consenso. Ok, però supponi che mi crea in questo è una delle eccezioni previste. Cioè, se io faccio un processo in cui ti dico ti conosco, tu dici cercami,
no? Lui va in un database di intelligenza artificiale, trova la mia faccia, ha violato la privacy, no? Per esempio, sto parlando di un esempio. Se dice cercami, ha autorizzato la ricerca. Perfetto, ecco, se io dico... Devo tenermi traccia di questa richiesta. Questo, cioè, dov'è mi tengo traccia di questa richiesta. Implicito e esplicito, è poco chiaro. Perché noi siamo abituati a vedere dei documenti come dei bypass possibili alla privacy, come una delle vie per bypassare la privacy, anche il negativo. Ma io vado dal panettiere, gli posso dare la mia carta di credito oppure i miei soldi per comprare il pane. Sì, però quindi se a seconda di quello che faccio, a seconda del flusso all'interno del quale mi trovo, dovrò avere dei consensi o meno. In generale l'informativa va data, perché l'informativa, per ora si dice articolo 13, la riforma sarà l'articolo 13, 14, 15, poi fino al 21. Vabbè, e date queste informative, le mettete da una parte e le mettete a disposizione. Quindi dipende dal contesto, dipende da quel momento. Ti sto chiedendo un dato, in quel momento ti dico se me lo dai il dato, mi dai il consenso a utilizzarlo. Se non me lo dai, spengo, vado da un'altra parte e finito. Consenso, comunque può essere bloccante. Cioè il processo, ma anche in un momento successivo la navigazione non va avanti, si ferma o cioè, ma no, tutti i bot si fermano se tu non rispondi, in questo senso è più garantito. Non è che ti vengono a casa e dicono che rispondi sulla tastiera, sì. No, ho fatto i tasti in automatico loro. Su Google è così, tu lavori, ti compare il pop-up, tu dici con la frase, sì, ok, andiamo, basta, finire. Ah beh, sì. Ma lì sono stati autorizzati al garante a farlo, quindi è la follia totale. Perché è andato lì il garante. Siete stanchi, eh? Ok. Se avete altre domande, chiedete alle Gambot, mi arriva tutto.